con il nostro format di informazione e approfondimento calcistico dedicato al Palermo e non solo verso il derby Catania-Palermo in programma domenica 12 dicembre alle 14.30, uno snodo fondamentale del campionato della compagine di Giacomo Filippi, attualmente seconda in classifica, 5 punti dalla capolista Bari e insomma proprio due derby, quello tra Catania e Palermo, quello tra Bari e Taranto nella penultima giornata del girone d'andata faranno da preludio al big match allo scontro diretto tra Rosanero e Pugliesi in programma il 19 dicembre allo stadio Renzo Barbera, un crocevia fondamentale del campionato di entrambe le squadre che potrà dire davvero tantissimo in chiave promozione diretta. Allora chi di termine ha giocati sicuramente tanti e quindi conosce perfettamente le atmosfere, le dinamiche anche nervose e motivazionali che caratterizzano la vigilia di questa sfida a Così, eh, sentita è un eh, grande ex insomma i tifosi del salero saranno ben contenti di ascoltare eh, dalla sua viva voce le eh, sensazioni perché lui è uno di quei calciatori che ha maggiormente emozionato i, i tifosi del eh, palermo a prescindere chiaramente dalla categoria di eh, appartenenza perché era un uh, palermo che oscillava tra la serie c e la uh, serie b mi riferisco lo presento lo ringrazio a, Davide Bombardini, ciao Davide, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Allora Davide, eh, chiaramente quando dico derby, quando dico Catania-Palermo, rievoco in te dei ricordi particolarmente intensi, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche sotto il profilo squisitamente umano. Ecco, che giorni erano quelli che, eh, che precedevano il derby tra Catania e Palermo ai tuoi tempi? Che, che tipo di aria e di atmosfera si respirava in città? Ma come hai detto tu erano particolarmente intensi e per me anche particolarmente felici perché, bene o male, se, se ripenso ai derby col, col Catania, ma anche agli altri derby, fortunatamente sono andati tutti a, fav a favore nostro. Ehm, quindi no, ti dico, il, il derby ai miei tempi iniziava mh, la domenica alle 17 eh, circa, finita la partita <ride> mh, prima che avevamo la eh, partita che, che anticipava il derby al triplice fischio finale già incominciava il derby col catania quindi ehm, durava una settimana poi era una settimana molto intensa perché insomma ehm, già i giornali la, la caricavano ehm, e poi mi ricordo mi ricordo ehm, in particolare prima dei derby il mercoledì e il giovedì ehm, andavamo sempre nei, nei club nei sì. tifosi organizzati che ci volevano far sentire tutta la loro, ehm, la loro vicinanza, la loro, il loro calore prima, prima della partita e mi ricordo che ogni volta che andavo ai club eh, veramente la, i ragazzi si avvicinavano e mi diceva: bomba ti prego vinciamo questo derby, fallo per noi, fallo per noi, come sai se... Se potessi veramente avere la bacchetta magica e poterlo, e poterlo vincere, però ehm, ci chiedevano veramente a gran voce di, di vincere il derby. Certi, cioè io mi ricordo che certi mi dicevano, anche se non vinciamo il campionato, però voglio il derby. <ride> io dicevo, come no, no io, io voglio vincere il campionato. Tuttavia, eh, tu sei, se sei riuscito a fare entrambe le campionato. cose, Davide. Sì, esatto. Poi insomma, si parla di derby con, con una favorita, sia la favorita io adesso in particolar modo quello col Catania che, che verrà domenica parlo di quello di, di una favorita e di un Cibali pieni cioè praticamente giocavi con 30-35 mila la favorita e con altri 20-25 mila al Cibali quindi erano veramente partite sentite e, e non c'era non neanche tanto bisogno di preparare perché comunque te lo faceva sentire, la partita te la faceva sentire sia il calore dei tifosi, sia i, i giornali sia, cioè praticamente non c'era bisogno di preparare queste partite perché alla fine eri, eri concentrato e, e avevi anche una certa ansia tutta, tutta la settimana. Io comunque ci pensavo e, e, non, e non vedevo l'ora di arrivare alla domenica perché sapevo che c'era lo stadio pieno, c'erano tutti i tifosi, pronti a, 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 a cantare per noi e a incitarci fino, fino al novantesimo. Poi, eh, insomma, io in un derby al cibo, ho fatto gol in casa. qua Vincevamo 5-1, 5-2, mi ricordo, feci 2-3 assist. Quindi. È stato veramente, ho cioè veramente dei ricordi bellissimi per quello che, che riguardano i derby. Poi... Sì, non avevi, non avevi la bacchetta magica, ma avevi un talento smisurato, Davide, perché ancora oggi, insomma, nei, nei vari messaggi, nei vari commenti dei eh, tifosi tra i forum, a Palermo, anche durante l'era Zapparini, sono transitati dei campioni, dei giocatori eh, straordinari, inutile elencarli, ma tu rientri in quel numero elitario dei calciatori che maggiormente eh, hanno emozionato eh, i tifosi del, del Palermo. Sarà chiaramente per la, la tua straordinaria tecnica. Tecnica individuale sarà per la tua capacità di, di saltare l'uovo, di far gol, ma sei rimasto particolarmente impresso ancora oggi, a distanza di, eh, di anni, il tuo profilo non è stato dimenticato, anzi. No, no, di questo, di questo sono contento. Di fatti quando comunque, ehm, nonostante sono passati vent'anni, anche qui a Milano, che incontro molti palermitani, insomma, eh, eh, mi ricordano sempre quei, quei momenti. I ragazzi che adesso hanno 30 anni, 35 anni, mi hanno detto che i primi anni che venivano allo stadio, quando, quando giocavo io, che gli portava il papà o il nonno. Quindi sono, sono cose che... Che, che fanno piacere, poi chiaramente sai, aver vinto in quella maniera, in quei, quei tre minuti finali, di quel campionato sicuramente ti aiuta perché, eh, sai, quando vinci, eh, anche se comunque è stato un campionato di, di C, non è stato quello di B, però sai, eh, rimani, no? Rimani chi, chi vince. E, e quell'anno quell l'abbiamo fatto ed è stato veramente emozionante. È stato veramente un anno intenso e molto, molto emozionante. Io, ti posso dire che l'ultimo mese, quando eravamo a pari punti col Messina, che pensavamo di, 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 non, di non andare più su, ehm, non dormivo mai la notte, avevo sempre gli incubi. Avevo sempre gli incubi che il Messina ha vinto <ride> il campionato e noi dovevamo andare a fare i playoff e, e non ci stavo, capito? Era proprio. Era, cioè, veniva proprio tutta tutto, 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 tutto una questione proprio di, di stomaco e di emozioni. Sì, Palermo di Sonzoni era uno, un organico stellare, quello del 2000-2001 per la categoria con giocatori del calibro di Cappioli, di La Grotteria, chiaramente eh, lo stesso Davide Bombardini, era una, una squadra che giocava un calcio davvero molto molto importante. Tu hai ricordato poco, anzi quel derby è stato l'unico in cui hai fatto gol, un derby tra l'altro particolare Davide, quello giocato al Cibali perché avete avuto una, una piccola grande disavvio ovvero quella di subire il furto delle maglie delle divise ufficiali da gioco e, e vi siete un po' dovuti inventare te la ricordi con delle maglie di, di allenamento e con i magazzinieri che hanno uh, coniato dei numeri improvvisati con, con lo scotch ecco questo è stato un aneddoto che probabilmente <ride> ti è rimasto anche impresso nella media, sì, non hai dimenticato? Sì sì è rimasto bene <ride> è, è, è difficile, cioè, è strano un tra... l'unica partita alla carriera no? giocata forse in quelle condizioni sì, perché è strano perché Oggi è una cosa impensabile no? che esatto. una squadra possa andare in campo con, con lo scotch, però succedevano, succedevano anche queste cose. E no, mi ricordo: sì, quella mattina che poi arrivò Pasquale, Paolo gli sì. e Giulio di Supermar. Ci, ci ha rubato le maglie questa notte, non abbiamo le maglie per giocare. E se ne sono accorti, praticamente, a, quando stavamo andando allo stadio, che non si poteva più, cioè nessuno poteva andare a Palermo. Qualcuno da Palermo poteva portare, insomma. Yeah. Allora mi ricordo che c'erano due, due tipi di maglie, o bianche o nere. E forse io e qualche altro optammo per quelle maglie lì. Anche eh, perché ha detto lo scotch è bianco, se giochiamo con la maglia bianca non si vede, ci vuole uno scotch nero o qualcosa del <ride> genere. Chiaro. Allora usiamo le maglie nere d'allenamento e, e giochiamo con quelle, ci mettete. E meno male che. Eh, non c'erano i nomi ancora, esatto. in, non erano, stato solo un in, erano solo in B e A perché altrimenti dovevamo fare anche i nomi. E quindi io mi ricordo che c'avevo il numero staccato, veniva via, cioè praticamente era, era così. Ecco, però eh, fa ridere questa cosa perché cioè, se ci pensi oggi eh, è una cosa un po', un po improbabile. Un, po un, altro improbabile. Calcio, un altro calcio, un altro calcio. Sì, sì. Poi, insomma, mi ricordo anche che l'anno prima erano successi i fatti di pedara quando ci buttarono la bomba carta. In, uh, in ritiro con Morgia che andammo a fare tiro lì vicino a Catania e ci portavamo dietro anche quei fatti lì che, che praticamente prese, prese fuoco una parte dell'albergo, dell veniva su tutto il fumo e siamo tutti scappati nudi in, in, in strada ecco, ci, ci portavamo dietro ancora quelle cose lì insomma l'altro calcio, oggi è tutto, è tutto diverso uh, però mi piace, mi piace insomma Um, ricordare esatto, fare un poco esatto, nel esatto, passato di pensare a que quei tempi allora Davide, il Palermo oggi ovviamente è in realtà totalmente nuova, ripartito dalla, dalla serie D dopo il fallimento della vecchia proprietà, con Milli di piazza prima, adesso so, con Dario Mirli al timone della società, due dirigenti preparati come Rinaldo Sagramo, l'amministratore la, eh, delegato e eh, Renzo eh, Castagnini che è il direttore sportivo della squadra. È un Palermo che dopo un anno di assestamento, l'anno scorso è uscito al primo turno eh, nazionale dei playoff, eh, quest'anno sembra essere... In linea con, con gli obiettivi ambiziosi di inizio stagione al momento, secondo in, in classifica, 5 punti dal Bari, eh, insomma, il Bari di Laurentiis ci prova già da un paio d'anni. È una società molto forte dal punto di vista economico. però questo Palermo può, può crederci comunque, classifica alla mano fino, fino in fondo, no? No, deve, deve crederci assolutamente, anzi. Eh, insomma, eh, sono cinque punti. C'è tutto, tutto un girone di, di ritorno. C'è ancora lo scontro diretto del girone d'andata. Quindi, eh, deve assolutamente credere. E poi, soprattutto, c'è un mercato di mezzo che, ehm, qualora sicuramente la squadra va, va, va rafforzata, è, è da non sbagliare. Ecco, quindi. Ehm, Assolutamente, assolutamente. Sei, sei nel pieno del campionato. Io se, sicuramente, se fossi un giocatore del Bari, non dormirei non i dormirei sogni tranquilli. Quest'anno è un anno dove si può veramente puntare alla promozione diretta. Poi, alla fine, vedi: Bari, Palermo, c'è cioè le squadre eh, con ambizioni, con blasone come città, come, come storia, sono queste. Quindi, è giusto che, che, che il campionato se lo giochino queste, queste squadre, queste città, anche se. Uh, io lo so bene perché hanno vinto abbastanza dei campionati, non è mai facile vincere perché, insomma, arrivare primo, primo non, è, non è mai facile. Quindi, uh, poi sicuramente eh, i playoff che ci sono oggi non, non erano quelli di un tempo, oggi ti devi giocare i playoff con, con tutti i gironi, quindi. Uh, Prima bene o male c'era il tuo girone, oggi è un po' più, un po più difficile. Però io chiaramente eh, da fuori posso dire di, di, di crederci in questa promozione diretta del Palermo allora Davide, quando sei sceso in campo al Barbera nel match tra le leggende e il nuovo Palermo, no? che ha un po' inaugurato il nuovo corso, ha impressionato un po' tutti perché insomma nonostante non fossi più in, in attività, continuavi a fare la, la differenza, a saltare eh, avversari come, eh, come Birilli. Il livello della Serie C odierna, anche se quello era un Palermo che, che ha poi vinto il campionato di Serie D, il livello della Serie C odierna... Dal punto di vista della cifra tecnica della qualità dei singoli è molto molto calato oh, rispetto all'epoca in cui eh, tu la Grotteria Cappioli facevate la, la differenza. Sì, è calato sì. qualitativamente, diciamo che è calato non solo la C, ma è calata anche la Serie B, è calata anche sì. la Serie A è un po' calato quello che è il calcio però eh, a livello fisico probabilmente è cresciuto perché insomma oggi se non sei fisicamente a certi livelli fai, fai fatica purtroppo va a discapito un po' del, del, de, de, del calcio soprattutto eh, parlo per tifosi palermitani anche del sud dove il giocatore tecnico, quello che faceva la giocata quello che ti inventava è sempre stato molto, molto apprezzato ecco Oggi sono un po' cambiati i tempi, ma sono cambiati anche eh, prima. Quando giocavo io in Serie C, comunque giocavo con dei giocatori che scendevano, avevano 33-34 anni avevano fatto carriere in Serie A. C'è cioè anche a livello sì. di personalità un cappioli. Eh, ci vorrebbe un Palermo così, un giocatore che eh, aveva fatto 15 anni di Serie A, è venuto eh, in C, ha fatto 16 gol. Cioè era lui che comunque ci dava, era lui che aveva la tromba per suonare la carica. No? Quindi, e noi gli andavamo, gli andavamo dietro e, e chi aveva più qualità era, era, eh, ehm, era tenuto a, a farle vedere. Ecco. Quindi mancano anche un po' questi giocatori oggi sono tutti, sono tutti ragazzi. Ehm, Prima in B e in C scendevano tutti questi giocatori che, che ti davano molto. Ecco, Prima l'ho detto anche in una trasmissione poco tempo fa: quando giocavi a 20 anni in C è perché veramente eri, eri veramente bravo. Cioè, facevo, portavo l'esempio da noi: c'era Ciccio Brienza, che era sì. l'unico comunque che a 20 anni si poteva giocare titolare e poi visto la carriera che comunque ha fatto, quindi si vedeva già che aveva le, le potenzialità, però non erano tutti cicciobrienza, cioè alla fine eh, a giocare in quegli anni i, i giovani veramente facevano, facevano molta fatica perché c'erano almeno 5-6 giocatori in, in, eh, negli 11 che avevano fatto campionati di B e di A che comunque giocavano loro. Ecco. Assolutamente. Allora, Davide, la tua è stata chiaramente una carriera di comunque di altissimo livello, anche se resto del parere, io come tanti altri, che in relazione alle tue qualità tecniche avresti eh, davvero potuto fare anche, anche tanto di più. Però mi viene, mi viene da chiederti, ehm, insomma, eh, Atalanta, Bologna, la parentesi eh, anche della Roma, ehm, qual è che eh, ti... Ti porti maggiormente dentro che forse ti ha formato di più anche dal punto di vista del bagaglio tecnico? Qual è stata l'esperienza che ti ha più completato? Che ti ha più formato calcisticamente parlando? Secondo me, che mi ha più completato formato è stata l'Atalanta. Mm. Eh, in un gruppo e eh, un allenatore chiamato molto, ma, ma molto fatto credere nel lavoro. Eh, lavoravo molto all'Atalanta, ma c'è cioè, proprio. Eh, Davo molto di più in allenamento rispetto agli anni, agli anni precedenti. Mm -hmm. Quella che mi ha, insomma, mi, ha, mi ha fatto sognare di più è stata la Roma, eh, perché comunque sai, giocando con quei giocatori, eh, mm -hmm. quando ti alleni o giochi con Battistuta, Totti, Candelac, Fu, questi, cioè, come fai, non ti <ride> senti veramente. Eh, Il paradiso. Il sogno che, 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 per cui hai. Uh, hai, hai, hai giocato a calcio, ecco. Quindi, quando giochi a quei livelli lì eh, non, puoi che essere, non puoi che essere contento. Anche se poi chiaramente non ho giocato tanto, però insomma, già essere lì era, era sicuramente un buon punto. E poi c'è il Bologna, io essendo di lì di Imola, eh, per me era un po' io da piccolo. Se andavo in curva, in curva a Bologna, a tempi di Detare di e Mass. Quindi, sai. Ehm, ero verso fine carriera però anche lì ho vinto il campionato ehm, ero a casa quindi sai era hai fatto anche il terzino sinistro esatto <ride> l'ho vissuta molto, molto <ride> intensamente quindi lì è stata un po' la diciamo la consacrazione di, 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 di quello che insomma era un po' ehm, sai, da il piccolo da bambino, da, bambino ma, sì e sì, poi dopo ci giochi con il numero 10 quando il tuo idolo era Detary, erano questi questi giocatori qua, quindi qua, eh ogni, ogni squadra comunque mi ha, mi ha, mi ha dato qualcosa, perché Palermo da Palermo io sono esploso, è quella che mi ha, ha fatto conoscere un po' in giro per l'Italia, ecco. quindi ehm, le, a Palermo io ho, ho, ho i ricordi più belli a livelli calcistici perché ehm, a parte che ho vinto eh, e poi... L'anno dopo in Serie B è stato, è stato Stratosferico... Sì, Terreby è stata veramente una grande annata per me, infatti devo, devo tutto alla città, c'è stato veramente un cambiamento in me da, dal primo anno che sono arrivato all'ultimo che sono andato via, poi io penso che Palermo sia una delle più belle città del mondo, quindi cioè io se, se, eh, eh, dico sempre se, se trovassi un lavoro a Palermo oh, mi trasferirei lì. <ride> Poi dico sempre a tutti quanti, se trovassi qualcosa che mi piace da fare mi trasferirei a Palermo perché veramente è una città bellissima. Allora Davide a proposito dell'Atalanta, ieri immagino avrei dato più di un'occhiata, ecco deve mordersi un po' con le mani la compagine di Gian Piero Gasperini perché gioca un calcio totale, armonioso, fantastico, stellare, ieri qualche ingenuità di troppo, una partenza da handicap, peccato perché questi ottavi di finale dei Champions erano davvero alla portata della compagnia aerobica, no? Sì, no, erano la portata, sì, ormai l'Atalanta ci ha abituato a, 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 a questo tipo di, di... Ormai non sono più sorprese, insomma la sì. squadra, abbiamo il suo valore, è peccato perché Veramente la, la qualificazione era a portata di mano, però poi... Ora uscendo da... come in milan. insomma, ora uscendo da, dalle, dalle coppe, sicuramente in campionato si concentrano tutti sul campionato e... E, e le energie che buttavano in Champions, perché per loro, eh, per una squadra come l'Atalanta, sono energie che buttano in Champions perché non hanno queste rose eh, di, di 20 giocatori all'altezza degli 11 titolari. Quindi, eh, sicuramente tutte quelle energie le butteranno in campionato e ne vedremo, e ne vedremo sicuramente delle belle. Allora, Palermo è stata scelta come sede per il primo playoff um, verso chiaramente il mondiale di Qatar 2022. L'Italia deve superare um, almeno due scogli per potersi giocare il mondiale. Ti chiedo una valutazione complessiva sul lavoro di Mancini e anche un, un tuo giudizio sul perché questa nazionale si è incagliata sul, sul più bello e sta mettendo a rischio un obiettivo che sembrava assolutamente a portata di mano. io il mio pensiero è che Mancini abbia fatto un lavoro straordinario, ma proprio straordinario. Io il, do il merito principalmente a lui perché c'erano delle nazionali più forti, noi Non avevamo la nazionale eh, più forte per vincere l'europeo. Eh, però siamo riusciti a vincerlo incredibilmente nessuno all'inizio avrebbe pensato una cosa così e invece piano piano partita dopo partita la prima la seconda già la terza partita ho detto vuoi vedere che, <ride> che quest'anno l'Europeo succede qualcosa che e di fatti è stato così io penso che lui abbia fatto veramente un lavoro straordinario perché fare 30 non so 32 33 non so quante partite senza perdere eh, non sì. è mai facile in qualsiasi categoria sei dalla terza categoria fino a alla Serie A o alla nazionale, quindi soprattutto in nazionale non è, non è facile. Lui ha fatto un, un, um, un lavoro straordinario con una squadra che non è, non è secondo me eh, tra le prime d'Europa de, de, e del mondo, quindi eh, ora secondo me siamo arrivati un po' a quello che era un po' il nostro, il nostro standard. standard. Poi ci sta nel senso che vinci l'europeo, c'è cioè una, una flessione ecco alla lunga, non puoi sempre mantenere questi livelli con questa nazionale secondo me e, e faremo fatica perché comunque eh, dovremo affrontare il Portogallo e, e, e lì è un 50-50, eh, non è che… Eh, prima bisognerà battere la Macedonia e, e già lì ovviamente… È è io quella l'ho per scontato perché la eh, esatto. Macedonia a questo punto è giusto che rimaniamo a casa, però anche da dire che ci è girato male con, con la Svizzera, insomma con, con il rigore, potevamo anche già essere qualificati. Però ora veramente tutto messo in discussione e non è scontato che, che noi andiamo ai mondiali. E sarebbe una cosa gravissima per due anni, per la seconda volta di fila che l'Italia non si presenta ai mondiali. Cioè. E poi sicuramente da, da, da campione d'Europa. Allora, Davide, hai avuto modo a proposito anche di nazionale di dare un'occhiata alla parabola ascendente di Lorenzo Lucca, questo giovane bomber classe 2000 che è esploso proprio nel Palermo con 13 gol al primo anno di professionismo. Adesso è un punto di riferimento del Pisa, della nazionale under 21. Mancini chiaramente lo ha, lo ha monitorato, lo sta monitorando con particolare attenzione. Volevo una tua valutazione, un tuo giudizio, anche perché terminali di offensivi di riferimento così imponenti dal punto di vista della stazza e della mole forti al gioco aereo ma anche eh, abili tecnicamente a rapidi non ce n'è molti nel nostro no. uh, movimento intanto no, no, no. come hai detto tu siamo siamo carenti di, di attaccanti di questo di questo genere soprattutto in nazionale si sta cercando il terminale l'attaccante quello che ti dà un po di peso che ti fa girare la squadra E in questo momento non, non ce ne sono in giro o quelli che ci sono non sono ancora eh, sviluppati per poter eh, magari reggere una nazionale eh, no, lui è molto molto forte, è veramente un grande prospetto, pensa che ehm, me ne parlava ieri di lui, mi diceva guarda questo giocatore sicuramente guarda, diventerà fortissimo, diventerà fortissimo, e in effetti dopo l'abbiamo visto una partita e ha tutte le qualità veramente per diventare, per diventare un grande attaccante, io glielo auguro vivamente. Allora Davide, eh, ovviamente eh, i messaggi qua di, di affetto e di stima ehm, stanno davvero arrivando copiosi e numerosi nei tuoi confronti, a parte di Palermo che ti ama, dai tifosi di Palermo che non ti hanno assolutamente dimenticato, ti giro anche una domanda perché in un calcio così tattico e così fisico c'è un giocatore che fa innamorare un artista del calcio come Davide Bombardini, ecco se dovessi eh, indicarci due o tre prospetti di talento, creatività e fantasia nel, nel nostro Movimento attuale, c'è qualcuno che ti ruba l'occhio? Davide, ma eh, si fa fatica. Ma, no, no, ti dico. No, ce ne sono anche dei più forti di me. però eh, sicuramente, però, non eh, ogni, ogni giocatore sai. È un, è un giocatore a sé, fai fatica a paragonarli. poi, soprattutto oggi, eh, insomma, non, non fai. Pronto, Davide, ci sei? Forse c'è qualche problemino sulla, sulla connessione. Ci sei ancora, Davide? Eh? Sì, ci sono, sì. Stavo okay, dicendo okay, chiaramente okay, a, fare, a fare dei paragoni, quindi eh, chiaramente chi, chi ha la dote di saltare l'uomo eh, è quello che un po' più, più si, avvicina, si avvicina alle mie caratteristiche, ecco. Però sicuramente ce ne sono anche di più forti di me, anzi. Allora, Davide, chiudiamo con um, un affresco sulla lotta a scudetto. Perché mai, come quest'anno, è particolarmente avvincente ed equilibrata? Napoli, Inter, Milan, ma perché no? Anche l'Atalanta, che insomma adesso potrebbe riversare le eh, energie eh, spese strada facendo in Champions League, le potrebbe anche riversare principalmente in campionato, oltre che, che in Europa League. Ma io sai, dico sempre Inter perché ehm, a mio avviso la squadra non eh, è la squadra più forte, più attrezzata per vincere, per vincere lo scudetto, però sai, ma come quest'anno sono tutte lì che, <ride> che se la giocano. Poi, ehm, come ho detto prima per, per Palermo, c'è eh, anche il mercato di, di gennaio che può essere, può essere decisivo veramente per, siccome eh, il gap si è ridotto. <ride> dieci anni la Juve lo vinceva con 20 punti di vantaggio, ora invece sono, sono tutte lì le squadre, il gap si è ridotto: sai, un giocatore, o due giocatori possono fare la differenza in una squadra. Quindi il mercato di gennaio può essere decisivo. però vedo l'Inter sopra tutte. però c'è la Champions. Il Milan non ce l'ha più, magari può essere il suo anno, però dico, dico sempre Inter perché secondo me è la squadra più, più forte. Davide noi ti salutiamo ma non torni più da queste parti ci chiede sì, qualcuno la partita, ora che metto che il 19 dicembre il 19 dicembre c'è questo Palermo-Bari che merita pre insomma, no? mi, pi mi piacerebbe tornare allo stadio mi piacerebbe veramente, sono tornato due anni fa quando abbiamo fatto la partita con le vecchie glorie o tre anni fa ed è stato emozionantissimo Difatti, quando sono andato dalla parte della tribuna all'altra parte mi sono messo a piangere quando sono stati tutti in piedi a applaudire mi sono messo a piangere quindi è stato, è stato veramente bello, mi piacerebbe veramente tornare allora magari insomma una capatina pre-natalizia il 19 dicembre prima di Palermo... sai qual è il problema? che se arrivi al Barbera ti, ti, ti fanno giocare Davide. i tifosi ti, pre... <ride> <ride> I tifosi ti prendono ti portano lo spogliatoio ti danno la sette e, e dormono sonni tranquilli magari, magari. Anche, anche adesso noi ti ringraziamo ovviamente per la grande mh, disponibilità per la consueta grazie simpatia e ti auguriamo buona serata buon lavoro, ciao grazie Davide grazie a voi, ciao allora salutiamo Davide Bombardini ex eh, Palermo, Atalanta, Bologna, Roma insomma davvero una carriera importante quella dell'ex esterno offensivo seconda punta insomma eh, alla destra possiamo definirlo in tantissimi modi perché era un mh, giocatore totale e, e noi ricordiamo ancora quella classica falcata sul binario Mancino quel dribbling secco con lo spunto esplosivo sul breve che lasciava di sasso gli avversari insomma eh, una tecnica uh, individuale davvero uh, sopraffina, uh, io la ricordo molto, molto bene quando in quel Palermo che incantava il pubblico e gli addetti ai lavori in, in Serie C c'erano tantissimi altri giocatori di categoria nettamente superiore come poi Davide Bombardini, lo stesso Franco Brienza, anche Cristian Grotteria hanno oh, dimostrato nel corso oh, delle eh, loro carriere e insomma abbiamo fatto questo piccolo eh, tuffo oh, a Marcord in, in chiave derby visto che Davide Bombardini ne ha giocati tantissimi ha ricordato lui quello particolare del, del Cibali con le maglie d'allenamento, eh, con lo scotch eh, per mh, tracciare i numeri e con quel gol eh, che lui realizzò nel primo tempo, poi il Catania eh, con APA eh, riequilibrò il punteggio e poi l'espulsione finale di Davide Bombardini che era uno oh, di, di, di carattere spesso e volentieri insomma abbinava anche grande, eh, grande foca, grande temperamento alla sua, eh, alla sua uh, tecnica uh, a Allora uh, Catania-Palermo, chiaramente non vi lasceremo soli, copriremo giornalisticamente eh, questo derby, ma soprattutto domani, eh, attenzione perché c'è un appuntamento estremamente importante, il pre-derby, che è un appuntamento sotto il profilo sociale e umano ancora più importante della sfida che si disputerà domenica alle ore 14.30 allo Stadio eh, Massimino. Perché eh, ex eh, calciatori, quindi leggende nella storia di Palermo e Catania, ma anche eh, cantanti, attori. I personaggi del mondo dello spettacolo si ritroveranno allo stadio Renzo Barbera per questa partita che ha un mero scopo benefico, ovvero sostenere, aiutare. Eh, i, i siciliani vittima dell'alluvione che ha colpito la parte orientale dell'isola e l'incasso sarà devoluto principalmente alla ricostruzione dello storico oh, mercato della pescheria eh, di catania devastato oh, proprio dalle intemperie meteorologiche proprio dall'alluvione dall quindi sarà una giornata meravigliosa che noi vi racconteremo domani ehm, a partire alle 14.30 stadio Renzo Barbera predervi eh, una sola squadra in campo ovvero la Sicilia nel di Palermo e Catania quindi grande solidarietà grande aggregazione grande umanità al di là di ogni rivalità calcistica quindi è davvero un appuntamento imperdibile domani poi il derby che conterà tantissimo non solo per il Campanile ma anche per la classifica delle due squadre, un Palermo che sta disputando un campionato di vertice dal punto di vista dei numeri e della velocità di crociera assolutamente all'altezza, delle ambizioni iniziali il Catania ehm, va fatto un plauso ovviamente ai calciatori di Baldini, alla dirigenza, allo staff tecnico perché nonostante le vicissitudini eh, societarie di cui tutti siamo a conoscenza, le eh, problematiche, i punti di penalizzazione, direi che all'interno del rettangolo oh, verde ehm, stanno oh, davvero oh, giocando. Eh, nel, nel migliore dei modi stanno oh, restando sul pezzo anche dal punto di vista mentale e motivazionale e eh, eh, non è assolutamente semplice, quindi bravi giocatori del Catania e eh, bravi eh, ovviamente sia i dirigenti che eh, lo staff eh, tecnico Palermo che punta ovviamente al bottino pieno al Massimino per restare in scia del Bari, Bari che attenzione giocherà un altro derby particolarmente intenso, particolarmente sentito al, al San Nicola contro il Taranto e, insomma questi due derby eh, non faranno altro che fungere da preludio allo scontro diretto lo ripetiamo 19 dicembre al Barmerata Palermo e Bari magari ci sarà anche Davide Bombardini a dare la carica uh, ai calciatori di uh, Filippi ricordiamo Palermo in campo alle 14.30 a Bari alle 17.30 sempre uh, domenica troverete i lanci d'agenzia sul nostro portale www.medicol.it relativa all'intervista esclusiva realizzata quest'oggi con uh, Davide Bombardini domani appuntamento è con le di media, con le per il pre-partita di eh, Catania a Palermo, poi eh, seguiremo con la diretta testuale live, il commento primo e secondo tempo le dichiarazioni pre- e post-partita le, le pagelle, l'analisi tattica la sfida eh, del Massimino e eh, chiaramente l'appuntamento consueto, poi il lunedì eh, con Sport Media con il post-partita, con gli Highlights eh, la Viola, Marco Capone in eh, conduzione, Nicolo Cilluffo e eh, eh, Giulia Anello che lo oh, coadiuveranno in maniera brillante come sempre Radio Medical torna eh, lunedì prossimo io ringrazio il mitico Simone Ciappa in regia ringrazio tutta la redazione che lavora lacrimente e eh, dietro le quinte per garantirvi un prodotto giornalisticamente performante e fruibile da Leandro Figaro è davvero tutto l'appuntamento con Radio Medical a lunedì eh, prossimo buon pomeriggio